Benvenuti al quinto incontro del progetto Io resto a casa con la mindfulness. Oggi presenteremo la meditazione guidata del lago. Prima volevo sapere com'è andata questa ultima settimana con la meditazione della gentilezza amorevole che ha presentato Cecilia. Immagino che sarà stata una meditazione molto interessante. Scoprire la forza del cuore, della compassione, della generosità. La meditazione di oggi, che è questa del lago che proporremo, è una meditazione che si inserisce anche nel progetto, che Kabat-Zinn segue della riduzione dello stress con la mindfulness, ed è una meditazione che utilizza una visualizzazione, così come quella della montagna. In questo caso la visualizzazione sarà quella di un'immagine di un lago. Il lago può essere un lago che conosciamo, che frequentiamo, ma può essere anche un lago che abbiamo visto in una fotografia o abbiamo visto in un film. Non ha molta importanza. E quello che è caratteristico in questa meditazione è proprio comprendere le caratteristiche di questo elemento acqua, le caratteristiche del lago nella sua superficie, che quando è calmo riesce a riflettere ogni cosa, a riflettere ogni cosa sta nel paesaggio circostante, e quindi montagne, rocce, alberi, uccelli, nuvole, ogni cosa. Ma quando la superficie del lago viene trasformata dal vento o da qualunque altro agente, una pietra, qualunque altra cosa, la superficie del lago viene mossa, vengono piccole o grandi onde e le immagini che si riflettevano fino a poco fa sono immagini distorte della realtà. E quando visualizziamo il lago, è importante anche seguire proprio queste caratteristiche dell'acqua. L'acqua che è un liquido, che è flessibile, che è capace di occupare il bacino che la terra gli dà, nella quale lo ospita. L'acqua che è duttile, che sa adattarsi a qualunque forma e che poi nel suo cammino, fino ad arrivare al mare, quando è un fiume o comunque, in diverse circostanze, capace costantemente di cambiare, di trasformarsi, di accogliere il cambiamento. E anche nel lago succede questo. Quando le onde della superficie incominciano a trasformare la pulizia del lago, la sua nitidezza, accadono dei cambiamenti e bisogna darsi la possibilità di scendere sotto la superficie del lago per ricercare uno spazio in profondità che possa donarci calma, tranquillità e anche un posto sicuro dove sostare, dove recuperare, dove rivedere con la calma, di nuovo una visione più vicina alle cose così come sono. Vorrei dedicarvi, insomma, questa meditazione con l'idea che possiamo camminare ogni giorno di fronte ai nostri cambiamenti, sentendo che abbiamo un lago dentro nel quale poter sostare. Buona pratica a tutti. Presto, e tra un po' potete sentire la registrazione. Meditazione guidata del lago. Inizia trovando un luogo dove poter stare tranquillo, senza essere disturbato dal passaggio di altre persone. Il lago è una superficie piatta,
Di solito la posizione che usiamo per eseguire questa meditazione è quella da sdraiati. Puoi metterti anche seduto se lo preferisci. Sdraiato puoi usare un cuscino per la zona lombare o per la testa e prepararti una coperta nel caso tu abbia freddo. Trova la posizione più comoda per te. Inizia portando l'attenzione ai punti di contatto del corpo stesso sul tappetino. I taloni, i polpacci, cosce, natiche, fianchi, braccia, mani. La schiena, le spalle, la testa. Ora porta anche l'attenzione al corpo che è a contatto con l'aria. Nota com'è diverso. Ora che hai osservato l'intero corpo sdraiato e sei consapevole della postura, senti il respiro in questo momento. Senti il suo ritmo. Ascolta l'aria che entra ed esce dalle narici. L'aria che spande il torace ad ogni ispirazione e che riduce il torace ad ogni espirazione. L'aria che riempie l'addome ad ogni ispirazione e che riduce l'addome ad ogni espirazione quando lasciamo andare. Osserva il percorso che l'aria fa dalle narici alla pancia e segue l'onda del respiro, così com'è. Non cercare di cambiare il respiro o di regolarlo in nessun modo. Permettergli di fluire naturalmente. Espandi la consapevolezza del respiro a tutto il corpo e porta ad ogni parte del corpo un'attenzione gentile, aperta e non giudicante, dalla punta dei piedi fino alla testa. Mentre sei sdraiato qui, lascia che un'immagine si formi nell'occhio della mente. Visualizza l'immagine di un lago che conosci bene o un lago che hai visto in una foto o in un film, non è importante. Osserva questo lago, nota le sue caratteristiche. Il suo perimetro, come è tenuto in un bacino naturale contenuto dalla terra. Consenti piano piano alla immagine del lago di diventare più nitida, più a fuoco, e incomincia a sentire la sua presenza. Il lago che stai vedendo è profondo, più superficiale, è di colore blu e verde, è cristallino, è più scuro, fangoso,
Osserva com'è il tuo lago. Senza il vento, la superficie è piatta, è simile ad uno specchio che riflette tutto il paesaggio circostante. Gli alberi, le rocce, le nuvole, le montagne, il sole. Respira come se tu sei il lago, sentendo tutto il corpo come la superficie del lago, che ora è calma. Mentre respiri, nota anche la mente, che è più stabilizzata e più calma. Il vento può venire a sollevare onde, a creare cambiamenti, e la superficie del lago si agita, creando piccole o grandi increspature. Si creano distorsioni delle immagini riflesse, distorsioni della realtà delle cose così come sono. Nota ogni cosa mentre respiri. A volte puoi sentire calma, a volte senti le oscillazioni, le onde. Respira con il lago. Prova a percepire ogni emozione. Ora sei il lago. Ascolta dentro. E osserva con attenzione che in alcune parti del lago più profonde le increspature che il vento ha provocato in superficie hanno trasformato la limpidezza dell'acqua, che ora appare torbida, buia, ombrata. Nota com'è il contatto con queste parti agitate e torbide. Bisogna attendere un po', avere pazienza, respirarci dentro, per vedere di nuovo l'acqua diventare calma, limpida e trasparente. L'esperienza è costantemente in cambiamento. Adesso qui nel fondale c'è uno spazio di calma e silenzio. Nella profondità del tuo lago interno c'è uno spazio sicuro, protetto, tranquillo. Rimani qui per un po', notando ogni sensazione. Senti questo nuovo equilibrio nella profondità che ti accoglie, che ti permette di accettare la natura dell'acqua mutevole. Mentre sei sdraiato qui, semplicemente osserva il gioco delle varie energie della mente e del cuore.
Nota com'è per te essere a contatto con le increspature della mente, con i pensieri, con le emozioni. A contatto con le varie energie mutevoli che giocano sul lago, sulla mente. Nota l'effetto dei tuoi pensieri, delle tue emozioni. Come disturbano la chiarezza del lago della mente. Puoi contattare non solo la superficie del lago, ma anche l'intero lago. Tutto il volume dell'acqua, tutto il serbatoio della consapevolezza, anche nelle sue profondità, in modo da sperimentare le tue risorse di calma e silenzio. Guarda dentro. Riconosce che a volte i pensieri turbano la mente come le increspature del lago, come le ombre dell'acqua mossa e torbida. E allo stesso momento senti che puoi affidarti alle qualità del lago che sono dentro di te, alla calma della profondità del lago, alla capacità di stare con le cose così come sono, senza rifiutare nulla, senza attaccarci a nulla. Un po' alla volta si ristabilisce la limpidezza e la calma. E si può osservare dal punto dove ci troviamo, nella parte profonda e sicura, ancora il cielo, ancora le nuvole, tutte le qualità della mente. Ascolta ora il respiro, in questo momento. E ricorda il lago dentro di te nella pratica della meditazione nella vita quotidiana. Il serbatoio della consapevolezza che risiede sotto la superficie della tua mente e del tuo cuore. La capacità di accettazione di ogni cosa si presenti. Momenti piacevoli, momenti difficili, neutri. Il lago cambia, ma non modifica la struttura profonda e mette in risalto la sua vitalità, il suo potenziale, momento per momento. Piano piano riporta l'attenzione al corpo sdraiato, alle parti che sono appoggiate al pavimento, alla consapevolezza della postura. Segui il ritmo del respiro ora. Ancora, rimane ancora nel silenzio e nella calma. Per qualche minuto. Tra poco il suono della campana chiuderà questa meditazione e quando ti sentirai pronto potrai aprire gli occhi.